Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. La bomba dall'Inghilterra ci suggerisce che c'è un giocatore che avrebbe chiesto di arrivare in bianconero. Quando si parla di giocatori che vogliono arrivare in bianconero, si parla di giocatori che potrebbero essere, insomma, importanti. In questo caso è un ragazzo giovane, ma che dal mio punto di vista va analizzato con molta attenzione. Premessa, quello che dirò all'interno di questo contenuto è qualcosa di molto molto semplice, nel senso non ci saranno dietro grandissimi discorsi, però credo che sia anche non banale, perché ho letto tante cose negli ultimi tempi e sinceramente non riesco a riunire questi collegamenti. Si parla di Scamacca. Scamacca dal West Ham ha sentito dell'interesse dei Giuntoli nei suoi confronti e ha praticamente chiesto al suo agente di andare via. Ha detto: se veramente Giuntoli, se la Juve vuole che io vada lì, vado, perché per me andare alla Juve sarebbe una grande ambizione. Quindi sarebbe una grande, insomma, capacità professionale, una grande, sarebbe anche un grande avanzamento a livello di carriera. Su Scamacca se ne sono dette tante, perché negli ultimi tempi si sta parlando di una cessione di Vlahovic, di una cessione, insomma, abbastanza chiara di Vlahovic. Devo dirvi delle cose molto semplici, ok? Però nonostante questo devo stare calmo, perché ci sono tante cose da dire. Allora, altra, prima di iniziare, fermi, prima di cominciare, cominciate la ferma a tutti inizialmente, perché prima di cominciare a discutere di questa cosa, vi devo dire altre cose. Prima, alt, ripeto, fermi tutti, iscrizione, like e campanellina. Ragazzi, vi ricordo questa cosa, perché ho notato che tante persone, fra quelle che praticamente sono qui e quindi guardano i contenuti, non si sono iscritte, che è una cosa secondo me che non ha senso. Cioè, basta andare qua sotto, se vi va, iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere aggiornati. E ovviamente, ragazzi, questa è una cosa importantissima. Potete anche, se vi va, seguirmi sui social. Allora, passare da Vlahovic a Scamacca sarebbe un errore enorme. Cioè, Vlahovic potenzialmente è un top player. Scamacca, secondo me, non ha quella capacità. Quindi, a mio avviso, se tu prendi Scamacca, non lo prendi perché lui sia un giocatore talmente forte da prenderlo e metterlo come riferimento. Cioè, non puoi basare il tuo attacco su Scamacca. Con tutto il rispetto per Scamacca, che secondo me è anche un buon giocatore, ma certamente passare da Vlahovic a Scamacca, secondo me, è una cavolata. Diciamo pure un'altra cosa: sta storiella mediante la quale Vlahovic vuole lasciare la Juve. Vlahovic ha ricevuto un'offerta economica molto alta, diciamo così. Se dovesse decidere di lasciare la Juve, non è perché lui vuole lasciarla perché non è attualmente coinvolto o perché la Juve lo vuole cedere perché non è contenta di Vlahovic. Sarà per una questione professionale. Punto. Non è perché odia quello, ha litigato con quell'altro, a me non risulta. Ma a prescindere da tutto, se dovesse decidere di lasciarla, non puoi andare a puntare su Scamacca. Cioè, se tu vieni da me e mi dici: io vendo Vlahovic, mi vado a prendere Scamacca, ti dico: te chiamo un dottore, perché secondo me stai dicendo una cavolata. Che poi si sta parlando anche di due elementi completamente differenti, perché se tu da una parte c'hai un giocatore come Vlahovic, che è una punta moderna e quindi tecnicamente ha la capacità tecnica di andare a fare dei gol, diciamo, costruiti, no? Quindi si sta parlando di un centravanti che lo devi servire bene e lui deve comunque lavorare, eccetera, eccetera. Scamacca è un centravanti molto più classico di Vlahovic. È un centravanti comunque che utilizza molto la dote tattica per andare avanti. Quindi uno di quelli che prende palla, fa salire la squadra, aiuta comunque nel reparto. Però a livello realizzativo, difficilmente tu avrai da Scamacca 30 gol a stagione. Capito? Non è mai stato un attaccante che ha segnato tanti gol. È il classico attaccante, diciamo, quello che ti aiuta, un po' il Milik della situazione, se vogliamo definirlo, paragonarlo a qualcuno che sta in rosa. Però
Ma qualcuno mi dirà, ma con Milik però cioè, stiamo a parlare di due, no, ti sto facendo un paragone sul tipo di attaccante, sul tipo di stile di gioco che ha. Se lo devo associare a qualcuno, lo associo più a un Milik che a un Vlahovic. Capite qual è il discorso? Perché lui è uno di quelli che arretra, fa aiutare comunque la manovra, quindi è un giocatore che fa questo, un po' quello che fa Milik. Vlahovic è un giocatore che queste cose, che comunque sono importanti, non le sa fare, diciamoci la verità, non le sa fare. È chiaro che non le sappia fare, queste sono cose che fanno le top punte europee, lui non le sa fare. Il problema di Scamacca è che segna poco. Quindi, Scamacca alla Juve a prezzi abbordabili da riserva, è una cosa accettabile da riserva. Cioè, se tu tieni Vlahovic e uno fra Milik e Ken lo cedi, quindi ad esempio, ti faccio un esempio, tengo Vlahovic, tengo Ken e decido Milik di tenerlo, ma poi lo vendo, ok? Se tu vendi Milik e mi dici Milik fuori a 30 anni, Scamacca dentro a 24, io ti dico, non è una cosa, cioè ti dico che è una cosa logica, perché Milik è bravissimo, come dovete capire, però se tu lo sostituisci con Scamacca non è un problema. Ok, per come la vedo e per come se lo fa. Se tu però me vai a prendere e me lo sostituisci con lui, mi arrabbio. Perché è chiaro che si sta parlando di due livelli completamente diversi. Cioè, come fa una big come la nostra squadra ad essere serena nel, non serena, ma cioè, nel senso, come fa la nostra squadra ad essere serena sostituendo un giocatore che ha delle qualità come Vlahovic con Scamacca? Capito? E poi oggettivamente parlando, a quanto lo vogliono vendere? Perché finché si parla di un investimento di 20 milioni di euro, allora uno si può anche provare ad avere questa follia, a fare questa follia, uno può anche provare a ragionarci, ok? Dicendo, vabbè, alla fine sono 20 milioni di euro, li fai vendendo, però se poi devo salire di prezzo, sinceramente parlando, per Scamacca, cioè. Non credo che sia l'elemento più giusto per quanto riguarda la situazione relativa alla squadra. Poi c'è tanta gente che dice: no, tanto Scamacca è un fenomeno. Io, sinceramente, tutta questa grandissima qualità Scamacca non ce la vedo, vi dico la verità. Lo reputo un giocatore totalmente bravo da riserva, ripeto, buono come elemento da far sedere in panchina e da mettere in campo nelle gare così, però. Come punta titolare, sinceramente parlando, io Scamacca non ce lo vedo. Qui non ce lo vedo. Poi se tu mi avessi detto Scamacca al Milan, o Scamacca alla Lazio, o Scamacca. No, alla Lazio no. Perché c'è al Milan, ad esempio, cercavo un attaccante, hanno preso Scamacca come alternativa, come diciamo a farlo alternare con Giroud, per dire. Lì sarebbe stato già più logico, perché se sta a parlare di due elementi diversi, lui è giovane, italiano, eccetera, eccetera, ma pure l'Inter ci aveva pensato, pure l'Inter lo voleva Scamacca, quindi giocatore che comunque non è scarso, io questo ti sto dicendo, non è scarso, però certamente non è il tipo di elemento che tu puoi mettere titolare a una squadra del genere, a meno che tu non voglia un attaccante che segna 3 gol a stagione. Poi se tu vuoi un attaccante che segna 3 gol a stagione, cioè se tu vuoi, ripeto, se tu pretendi di avere un attaccante che segna 3 gol a stagione, la Scamacca è il nome giusto. Però sinceramente a me non sembra che questo ragazzo sia all'altezza di quello che è il contesto. Poi, su quello che la gente pensa, ognuno la pensa nel senso in maniera diversa, ci sono anche persone che Scamacca ritengono che sia un top. Personalmente non trovo che lui sia, non credo che lui sia un elemento che può stare in una grande squadra. Te lo dico con grande tranquillità, con grande sincerità. Poi, se arriva ad un prezzo abbordabile come vice, è una bella persona da sfruttare in squadra. Una bella. No, una bella persona, no. Cioè, nel senso, è una bella personalità, un bel ragazzo. Diciamo con voglia di fare, ecco, io lo vedo proprio uno di quelli che ha voglia di diventare popolare, di diventare importante, però da titolare la vedo un po'
non sarei d'accordo con lui da titolare, sinceramente. Cioè, per me non può fare il titolare qui. Te lo dico sinceramente. Fatemi un parere, fatemi sapere un pochino cosa ne pensate voi, ragazzi, di questa situazione. Fatemi sapere un pochino i vostri commenti. Dai.